Un nuovo appuntamento di Libri in Faccia. Buonasera Andrea Salonia, un applauso al nostro nuovo autore. Andrea è originario della Brianza, è un professore della San Raffaele a Milano, però è appassionato di Puglia, appassionato della nostra terra, in particolare di Manduria, delle terre del primitivo, per varie ragioni, poi magari durante la serata scopriremo anche questo. E grazie ad alcuni amici, a partire da Giuseppe Danzarella, che questa sera farà la parte, diciamo, del giurista. No, in realtà il libro, io prima dialogavo con col dottore Salonia, è sospeso tra il diritto alla salute e il diritto alla difesa, il diritto alla giustizia. Quindi io credo che poi Giuseppe riuscirà a interpretare molto bene questo ruolo, però probabilmente Giuseppe, essendo un attento lettore, diciamo, anche di cronaca non solo giudiziaria ma anche cronaca politica, sociale, riuscirà anche a portarci nei meandri della nostra terra e forse riusciremo a fare anche, non un gioco, ma un ruolo importante per la società, non parlare, diciamo, del soggetto principale della fabbrica, dell'industria, eccetera, ma parleremo degli uomini. Degli uomini che probabilmente, in alcuni casi, assumono anche le sembianze dei muretti a secco, dicevo io. E questa sospensione e solitudine del protagonista, di Augusto, e della moglie, perché in qualche caso, in qualche modo è coinvolta, e, insomma, interpreta molto bene quelle che sono le nostre ambientazioni, quello che molte volte riscopriamo soprattutto nel periodo estivo, no? Buonasera Luciana Parisi. E questa sera ci aiuterà anche, diciamo, con il suo ruolo nei media nazionali, anche a parlare, appunto, non appunto della fabbrica, ma della figura di Augusto e di Graziella. E un applauso per loro, sì, grazie. E poi ci sono altri due motivi. Il primo è un motivo molto nobile, di cui ovviamente io sono parte integrante, quindi magari sono anche in conflitto di interessi. Questa sera l'evento è organizzato da Libri in Faccia, ma in particolare anche dalla Fondazione Tiziana Semerano, il Cerchio della Vita Onlus, che ovviamente chi è di Ostuni, ma soprattutto anche chi non è di Ostuni, perché è una realtà che coinvolge quasi tutto il territorio pugliese, per tutti i progetti sociali e i progetti e le attività sociali, socialmente utili, che svolge la Fondazione sul territorio pugliese e non solo. E la Fondazione questa sera propone anche un progetto, che è la DignyCup, è un progetto che riguarda una forma innovativa di convivere con la malattia, ed è la DignyCup è una cuffietta in silicone che viene utilizzata durante, appunto, la fase della chemio e radioterapia. Il contributo di questa sera per l'acquisto del libro di Andrea Salonia andrà, appunto, a sostegno delle attività della Fondazione, in particolare della DignyCup. Quindi questa sera è una serata, come dire, particolare, e in più particolare perché la nostra comunità questa mattina si è svegliata con un lutto di un carissimo ragazzo, Domenico Mola, e io osserverei un minuto di silenzio ricordando Domenico e abbracciando forte, forte la famiglia. Bene, allora, noi possiamo iniziare. Noi possiamo iniziare la nostra serata, godiamoci questa serata. Benvenuto ancora Andrea, Luciano e Giuseppe. Insomma, buona lettura, buon ascolto e buon tutto. A dopo. Buonasera a tutti, vi ringrazio di essere intervenuti. Vi anticipo già che ne varrà la pena, perché se avrete occasione sia di ascoltare Andrea, l'autore, che di leggere il libro, mi auguro, vi renderete conto che si tratta di un bellissimo lavoro, un libro che si pone all'interno di un contesto probabilmente in questi ultimi anni abbastanza dibattuto, trito e ritrito probabilmente sotto certi punti di vista, ma che nella scelta dell'autore si rivela particolarmente originale, perché nonostante la contestualizzazione
e il romanzo abbia sullo sfondo incombente, se Andrea ovviamente mi conferma, quello che è stato un po' un problema, e lo è tuttora, serio, del nostro territorio, della nostra, del nostro paesaggio, dell'ambiente, della salute, che è l'Ilva. Il romanzo invece sceglie di non parlare di Ilva, ma di interpretare, di raccontare il travaglio interiore di un uomo, di un ingegnere, Augusto, un ingegnere capo dello stabilimento, che è astretto agli arresti domiciliari e che descrive e racconta il proprio patimento, le proprie angosce, la propria solitudine all'interno di questo ambiente domestico, questi 137,5 metri quadrati che lui percorre ogni giorno alla ricerca probabilmente di una spiegazione, o meglio, alla ricerca di una spiegazione da dover dare, da dover contribuire a far comprendere all'autorità inquirente, ai giudici. Lui infatti, il titolo del romanzo, Domani mi chiameranno domani, è proprio la simbologia e l'emblema della condizione umana di Augusto, cioè di questa perenne attesa, di questa perenne sospensione che lui vive in attesa di poter arrivare a dire qualcosa, a spiegare ciò che lui meglio sa, cioè ciò che lui curava all'interno dell'azienda, l'acciaio. Lui si descrive come un profondo conoscitore della fabbrica, la fabbrica che quasi viene posta in contrasto o comunque in parallelo all'ambiente domestico. Lui prima viveva solo la fabbrica, usciva alle 5 di mattina, si recava in fabbrica, conosceva tutti o quasi gli operai sapevano di lui quello che faceva, era un rapporto chiaramente, come tutte le professioni e come tutti i lavori, quasi carnale con la fabbrica, spezzato all'improvviso da questa misura cautelativa degli arresti domiciliari e quindi trasferita all'interno invece della domus, della sua casa, nella quale lui riesce a sopportare e a sopperire a questa mancanza di libertà attraverso il ricordo, la rievocazione della sua infanzia, della sua gioventù, del percorso che lo ha portato poi a diventare appunto il capo dello stabilimento. E il romanzo è un insieme di appunto rievocazioni culturali della tradizione, anche culinaria, gastronomica della nostra terra. Da un certo punto di vista è anche una bellissima promozione nel nostro territorio, perché Augusto naturalmente vive e puntigliosamente all'interno del romanzo descrive quelle che erano le sue abitudini, quelle che erano le abitudini di Manduria, che poi è il suo paese natale, è la città dove lui naturalmente è cresciuto e vive ed è ancora agli arresti domiciliari. E forse quindi, di qui, che dici? Facciamo scaturire la prima domanda? Certo, certo. Okay. Forse la prima cosa che un po' ci incuriosisce invece da pugliesi di OCG è perché un signore di Milano che nella vita fa un altro mestiere ed è un affermato medico si interessi di una vicenda che sì è nazionale ma che racconta con la partecipazione di chi invece è nato in questa terra. Ecco, perché ha scelto questa storia e perché l'Ilva e perché dal punto di vista di un uomo che ai nostri occhi potrebbe essere già condannato come colpevole? Grazie a tutti innanzitutto, lo avvicino qua, sì. Grazie, per la prima volta sono venuto ad Ostuni, voglio iniziare con queste mie parole semplici e ne sono stato folgorato, io non ero mai venuto ad Ostuni, benché conosca relativamente bene la terra di Puglia, soprattutto la parte salentina. Qui non ero mai stato e questa sera raccontavo a Giuseppe, la mia macchina per fortuna era praticamente a secco e ho salito queste strade molto lentamente godendomi da un lato la poca benzina rimasta, dall'altra questa scenografia che è quasi naturale ed è realmente meravigliosa. Perché ho parlato di Puglia per questo? Credo che questo sia sufficiente. Io sono non pugliese, benché abbiano detto che il mio romanzo è un romanzo meridionalista, è un romanzo scritto da un pugliese. Io non sono pugliese, sono tante cose ma non pugliese. Sono nato a Como, da madre metà svizzera e metà bresciana e da padre metà siciliano e metà comasco. Quindi proprio lontanissimo da questa terra, quando arrivai qui un po' più coscientemente di quanto l'avessi fatto da bambino in vacanza, quindi alcuni anni fa per lavoro, mi resi conto di quanto questa
regione abbia una ricchezza assoluta, non solo paesaggistica, non solo legata al mare, alla sabbia e a quant'altro, ma legata alla campagna, alla gente e a queste città. Questo forse è il motivo principale che mi ha portato a parlare di Puglia. Perché narrare di una storia così? Perché non volevo parlare di Ilva, ma volevo parlare del romanzo, di una persona che dell'Ilva ha fatto parte e ne è stato, se vogliamo, il nerbo principale per circa 20 anni, descrivendo l'Ilva in modo indiretto, cioè non mai nominandola. L'acronimo Ilva non compare mai all'interno del mio romanzo, compaiono invece le persone dell'Ilva e compare questa figura che dell'Ilva è stato il direttore generale per tanti anni e che ad un certo punto, per le note vicende, viene posto agli arresti domiciliari prima e trascorrerà 18 dei suoi giorni lunghi all'interno di un carcere. La vicenda che narro è una vicenda che parte da una storia vera, una vicenda totalmente di fantasia, o meglio, tutte le cose di cui ho parlato, tutti gli argomenti di cui ho più o meno lungamente trattato, sono poi stati romanzati. Perché parlare di una persona come quella di Augusto? Perché era una persona che mi ha molto affascinato. Di mestiere io sono medico, qui c'è qualcuno che come me lo fa da tanto tempo, io non faccio il medico come Augusto non fa l'ingegnere. Io sono medico, mi occupo di vari aspetti della medicina, sono urologo e sono endocrinologo, nella più parte del mio tempo faccio l'andrologo. L'andrologo è il medico dell'uomo ed è quello che in un modo o nell'altro è il confessore laico, come il prete è il confessore religioso di una persona. L'idea di poter mediare la storia di un uomo descrivendola dal punto di vista del lui maschio e di avere un alter ego nella lei femmina, che è fondamentalmente la moglie, la Graziella del mio racconto, mi è sembrato subito molto interessante. La storia mi è sembrata di per sé una storia degna di essere raccontata e forse in modo quasi da un lato presuntuoso, dall'altro se vogliamo difficile, mi sono voluto cimentare una storia che era di per sé difficile, cercando proprio di scorporare l'aspetto se vogliamo più mediaticamente facile, che era quello del raccontare dell'Ilva, e dando peso maggiore a quello che è la storia dell'uomo che ho descritto nei suoi giorni in sospensione. Non è una storia solamente di Puglia, benché la Puglia qui entri in modo prepotente, perché difficilmente avrei potuto parlare della perdita di sensi di cui faccio menzione nel corso della narrazione, se non nel contesto della Puglia, per gli odori, i sapori, per tutto il resto. Però è una storia universale, questo mi interessava ancora di più, cioè la storia di un uomo che aspetta che qualcuno gli dia la possibilità di raccontare quanto abbia in animo di fare, che in questo caso è una narrazione, la sua, quella attesa, molto pesante, perché è una narrazione dedicata al dire che cosa lui abbia realmente compiuto, che cosa non abbia compiuto e che tutto questo possa essere messo nero su bianco. Forse dovremmo dire, anche per aiutare, no, le persone a comprenderci, di cosa è accusato Augusto, no? Vogliamo dirlo? Augusto è accusato, dunque, come ho fatto a scrivere di che cosa è accusato una persona di questo genere? Sono andato a prendere gli atti di questo processo, che in parte sono pubblici, e sono andato a valutare i capi di imputazione che possano portare una persona ad essere agli arresti domiciliari, che mi sembrava una condizione, se vogliamo, più facile di quanto non sia la condizione in un carcere, e di cui mi sono reso conto, al contrario, per molti aspetti molto più severa, perché un contesto che ti è familiare, che è stato il tuo, se vogliamo, porto sicuro per tutta la vita, ad un certo punto ti diventa porto non più sicuro, ma terreno odiato, benché siano le pietre, le piastrelle, i vetri, il tuo frigorifero, le cose che hai maggiormente agognato in tutta la tua giornata lavorativa per tanti anni. Adesso diventa... Sì, di che cosa è accusato? È accusato di aver intenzionalmente architettato un sistema
che ai fini di lucro ha portato a disperdere nell'ambiente delle sostanze nocive, andando ad inquinare la terra, andando ad inquinare l'aria, andando ad inquinare l'acqua, e di averlo perpetrato come sistema di tipo, se vogliamo, delinquenziale per tutta la durata della sua attività di dirigente, in combutta con tutto l'architrave della proprietà della fabbrica dell'acciaio. Questo è ciò di cui è sostanzialmente accusato Augusto. Andrea, hai visto le carte del processo, hai tratto spunto naturalmente per la scrittura di questo romanzo. Nonostante il romanzo non abbia assolutamente un taglio giuridico e non sia assolutamente da intendere come tale, però una domanda mi sorge ovviamente automatica, anche per via probabilmente della mia deformazione, o meglio formazione professionale. E è una scelta, come dicevo prima, che si pone in controtendenza rispetto al filone letterario che ha parlato di Ilva, anche perché non parla di Ilva, ma la tiene ben a distanza sullo sfondo. Ma chiaramente il lettore, un lettore di questa terra, io in particolare che frequento Taranto quasi settimanalmente, chiaramente percepisco un contrasto tra l'opinione pubblica dominante che si esprime sull'Ilva e invece questo tuo punto di vista, questa tua prospettiva che sceglie invece il lato umano. È un romanzo di diritto inteso come percezione del diritto di una stretto, di un soggetto stretto agli arresti domiciliari e delle, diciamo, sue angosce, dei suoi patimenti, delle sue percezioni e dei suoi dolori fisici. Quindi sotto questo aspetto è un romanzo di diritto, è una scelta di campo. Tu scegli di parlare di chi è dall'altra parte probabilmente rispetto a quello di cui si parla e di cui tutti parlano invece quotidianamente. È una scelta di campo deliberata questa? Sì, ci sono due motivi per cui la scelta è stata fatta. Parto dalla considerazione che sarebbe stato molto più facile in termini mediatici dire questo è il romanzo dell'Ilva, avrebbe avuto probabilmente una promozione molto più agevole, si sarebbe speso molto meglio in tanti termini. Quando però con Mondadori abbiamo un po' pensato a che cosa questo romanzo avrebbe suscitato in termini proprio di discussione pubblica, il mio primo desiderio è stato quello di evitare che di Ilva si parlasse e che da un punto di vista formale questo fosse un romanzo dedicato o contro le persone che all'Ilva hanno lavorato. Questo è un romanzo dell'uomo in sospensione, dell'uomo che attende in una condizione claustrofobica che può essere nella Puglia di Taranto, come pure io ho abbastanza affinità con l'Alta Valtellina a Bormio piuttosto che in un contesto come la Liguria. È ovvio che non si può scorporare tutto ciò di cui io narro nel romanzo, perché è un romanzo fortemente pugliese in questo senso, ma la vicenda umana è una vicenda assolutamente universalizzabile e questo è ciò che avessi in animo. È una condizione di diritto quella di cui parlo, perché trovo che in un modo o nell'altro sia diritto di ciascuno esprimere o tentare di esprimere quello che ha in animo, che sia colpevole o non colpevole, tanto che l'intera narrazione è a mio avviso equidistante dal considerarlo colpevole e considerarlo innocente. Sono due elementi di cui in pratica non parlo mai, sebbene il personaggio Augusto in un modo o nell'altro faccia riferimento sia a momenti di innocenza che a momenti di colpevolezza, laddove si dice in alcuni momenti specifici della narrazione nella condizione di volersi autocolpevolizzare o autoredimere, considerarsi innocente. Questo è un po' il modo in cui ho considerato che questo potesse essere un romanzo dedicato a una storia di diritto. Una cosa che colpisce, no, leggendo il libro, è che quest'uomo, che è in una condizione di cattività domestica, ma comunque di perdita della propria libertà personale, nel corso del libro piano piano perda i sensi. Quindi è come se si allontani sempre più dalla sua condizione umana perché cosa, non lo so, piano piano perde il gusto,
il tatto, e quindi si allontana anche da una moglie che gli sta costantemente vicino. Ci spieghi questo elemento della perdita della sensorialità? La perdita dei sensi è funzionale, se vogliamo, alla storia narrata da un lato, ed è funzionale al descrivere il libro, questa volta sì come libro pugliese, molto meridionale, perché il perdere il gusto, l'olfatto e poi ancora il tatto, l'udito e infine la vista mi hanno permesso di descrivere questa sua forma di progressiva estraniazione dalle cose del mondo in quella che considero una sorta di seconda vita rispetto alla vita precedente. La vita precedente era la vita non già di un gaudente che dalla mattina alla sera fosse in vacanza, benché la posizione di un alto dirigente a me abbia sempre fatto pensare alla posizione che in qualche modo avrebbe favorito dei favoritismi, cosa che non è. Augusto nella sua vita precedente era un uomo che ha lavorato dedicando al rigore gran parte della propria vita nella quotidianità, tanto che in alcuni momenti quasi grida al padre di avergli indotto un rigore che quasi gli è nocivo in questo momento, perché mancandogli di necessità il rigore di una quotidianità così intensa viene a perdere gran parte del proprio motivo di vivere. La perdita dei sensi è un po' il perdere l'attaccamento alla matericità della vita, cioè al fatto che in un modo o nell'altro il perdere l'olfatto lo legasse ad alcuni elementi della sua quotidianità, il gusto in un contesto come quello pugliese, da cui io dico sempre se arriva ci si deve difendere perché sono sufficienti 5 giorni qua, e al di là di riconoscere gusti e sapori meravigliosi io mediamente torno con 4 kg in più, quindi bisogna sempre un po' difendersi. Di base però il perdere poi tutti gli altri sensi descrive una condizione di progressiva perdita, non posso dire della sua umanità perché non è così, ma di quel suo lato sociale che l'aveva inserito fortemente in un contesto di cui Augusto dice io conosco o ho conosciuto la più parte delle persone che con me lavorassero. Dall'altro il perdere i sensi è una forma di non cedere, cioè io perdo completamente i sensi ma non perdo l'intelletto, non perdo l'aspetto cognitivo di me, e questo oggi lo dico sempre, si usa un termine che quando facevo il liceo e tanto di lettere mi sono occupato mai avrei utilizzato, che è resilienza. Augusto è molto resiliente, è resiliente per definizione, perde tutto ciò che se vogliamo è più legato filogenicamente al fatto di lui animale, i sensi, ma mantiene ciò che di lui è intellettuale, cognitivo, che è l'intelletto appunto. E poi se non sbaglio la resilienza è anche una qualità dei metalli, giusto? È vero? Quindi li accomuna. Va bene. Vuoi chiedere qualcosa? Non voglio. Faccio un po' l'avvocato del diavolo, anche perché Beppe Moro mi ha affibbiato questo ruolo. Avvicina il microfono, però. Cerco di svolgerlo nel migliore dei modi. Una domanda secca che poi ovviamente leggendo il libro si potrà apprezzare, secondo me, in maniera piena. La rigidità dell'educazione ricevuta da Augusto e quindi dalla sua famiglia, in particolare da parte del padre, l'accezione non negativa che Augusto dà, conferisce alla parola padrone, che è un aspetto in quel capitolo Animali e insetti, quando si parla di rapporto tra cane e uomo mi ha molto colpito, quindi lui parla il cane come ovviamente assolutamente devoto al proprio padrone, e si spinge Augusto a considerare questa parola padrone fino a quel momento parola non cattiva, non conferisce alla parola un'accezione sporca, cosa che invece in questo momento lui riflette qui avviene. La rigidità del padre, questa sua percezione del rapporto padrone e sottoposto, sono la causa del suo essere agli arresti domiciliari? Allora, la prossima volta dobbiamo concertare le domande, perché questa è una domanda capziosa che sinceramente mi lascia un po' in difficoltà. In realtà no. Lui non è agli arresti domiciliari perché si è asservito al padrone. Il concetto di padrone credo che ben l'ho capito dopo averlo scritto, e non più tardi di 2 sere fa ero a Bisceglie in questa
in questo contesto di presentazione di libri, che è i libri nel Borgo Antico, e ero a cena con un'amica che mi dice, pensa che la mia fattrice, la persona che da sempre lavora con me in famiglia, ha un marito che non ci permette neanche di dire salgo se qualcuno non gli permette di salire le scale. Ecco, quella è una forma di sudditanza padronale che Augusto non ha. Augusto è ingegnere, fa il suo lavoro e ha nei confronti di chi gli sta sopra, dei proprietari dell'industria di cui è stato direttore generale per tanti anni, un rapporto di grande rispetto ma di profondo autorispetto, per cui non è una forma di sudditanza e non è il motivo per cui gli arresti domiciliari. Augusto ha gli arresti domiciliari perché l'architettura di tutto l'impianto giuridico ha fatto sì che ad un insieme di accuse non sia corrisposto ancora la possibilità di dare una spiegazione. E il suo anno di attesa è l'anno di un uomo che attende che, in questo caso la giustizia, gli dia la possibilità di dare questa spiegazione, di metterla nero su bianco, cioè di rendere ragione di ciò di cui lui pensa possano essere le ragioni che l'hanno portato ad essere agli arresti domiciliari. Questo è il motivo. Però è interessante il rapporto, se vogliamo, proprietario, che in questo caso io ho voluto chiamare propriamente padrone, e dipendente, proprio perché se dovessi pensare ad altre condizioni, le condizioni dei padroni che hanno un atteggiamento impositivo che porta poi a problemi ben più seri, credo che siano terminate da secoli. Non è questo. Io sarò ancora più diretta e più dell'avvocato. È un romanzo garantista? Non è un romanzo garantista, no. Primo perché non faccio l'avvocato, non so di cose giuridiche e lo spunto alla giustizia e all'essere giusto mi è sembrato corretto nella descrizione di un uomo che è in una condizione dove, torno a dire, non si definisce mai né colpevole né innocente per tutta la durata del romanzo, ma nella quale condizione sarebbe almeno importante che qualcuno ascoltasse ciò che è da dire. Io ho percepito come, adesso qui ci saranno persone del mondo della giustizia, quindi mi saranno anche ostative, ma io ho percepito un grande sopruso, e in questo senso vorrei essere garantista, il fatto che nessuno lo ascoltasse e che questo sia persistita come condizione per 12 mesi continuativi, che se volete sono pochissimi. Se noi pensiamo al percorso di formazione di un individuo, un medico, perché faccio quello di professione, ma un anno nel percorso di formazione di un medico è niente. Un anno gli arresti domiciliari in una condizione in cui attendi di poter dire ciò che hai in animo di dire e sei nel posto dove avresti sempre desiderato essere, che ti diventa posto assolutamente, lui non lo dirà mai, ma odiato, e ti si restringe fino a diventare una mattonella di 50 centimetri dove puoi muoverti. Ecco, credo che in questo senso mi sarebbe piaciuto essere garantista e non lo sono stato. Chiedo all'avvocato, ma in realtà il protagonista di questo romanzo avrebbe potuto rilasciare dichiarazioni spontanee? Sicuramente. Sì. Scusa Andrea. Sì, certamente avrebbe potuto, però io credo che diciamo l'appello, no? E poi Andrea mi potrà confermare o meno, al fatto di invocare un eventuale audizione da parte dell'autorità abbia un significato ancora più profondo, probabilmente, cioè quello di spiegare e di andare a riferire quello che poteva essere la sua visione delle cose, cioè in particolare la sua conoscenza del procedimento anche di lavorazione dell'acciaio, del funzionamento della fabbrica, sia non tanto un modo per dire non mi chiamate, chiamatemi, quanto ascoltate le mie ragioni, che sono probabilmente diverse dalle vostre, quindi cercate di capire quello che solo io, perché solo io sono il conoscitore, lo ribadisce nel romanzo Augusto l'ingegnere, vi posso far comprendere.
Se posso allontanarmi un secondo da questo tema che mi mette un po' in difficoltà, per cui sono, vorrei essere, vorrei essere un agile saltellatore da una parte all'altra. Quello che hai appena detto del concetto dell'acciaio è ciò che mi ha più incuriosito all'inizio. Per poter scrivere questo romanzo ho letto molto anche di contesti che mi erano totalmente lontani. Ad esempio la fabbrica dell'acciaio, la produzione, il percorso di formazione, ero molto lontano. Io non so cucinare, apprezzo moltissimo il primitivo di Manduria ed è il motivo per il quale io sono arrivato a Manduria la prima volta, e moltissimo la cucina, la buona cucina. Però non so cucinare, quindi ho cercato di pensare a come due mondi totalmente altri uno rispetto al secondo, quello dell'ambiente domestico della lei del mio romanzo, la cucina, e quello di lui che da ingegnere ha vissuto tutto il tempo con i metalli e soprattutto con l'acciaio, potessero essere uniti. Ecco, questo mi ha interessato molto e ho cercato di rendere nella narrazione i due mondi, che sono, se vogliamo, molto distanti uno dall'altro, molto molto vicini, e entrambi sono stati funzionali allo spiegare il perché quest'uomo, appunto in sospensione, abbia decorso un anno in modo così così forte, se vogliamo, cioè in modo così sottolineato, e sottolineando alcuni aspetti del suo carattere, perché della solitudine aveva sempre fatto tesoro, e nel corso del suo anno si rende conto di come la solitudine potesse diventare addirittura secca e talvolta destruente, da un lato, e dall'altro di come tutte le cose che l'hanno circondato per la vita intera, a partire dalle fave della crema iniziale fino ad arrivare agli aranci, piuttosto che adesso in un modo o nell'altro gli servano, gli siano funzionali al sopravvivere, come lo era stato l'acciaio nella prima parte. Tutto questo sta, se posso permettermi, a galleggiare rispetto alla vicenda giuridica, che è un buono sprone perché se ne parli, ma è, da andrologo è molto più filtrato il mio vedere nell'andare a descrivere quella che è la posizione dell'uomo indipendentemente dal contesto giuridico in cui l'uomo è stato messo. L'acciaio, come le vicende di cucina, mi sono servite proprio per questo. Vabbè, no, devi. Per noi l'aria che respiriamo è la terra sulla quale camminiamo, quindi è una cosa che ci tocca profondamente e personalmente. E quindi per noi non può essere solo un contesto, nel senso il contesto che è la nostra vita, per cui per noi questo è inevitabile, che tu tocchi una cosa che ci riguarda profondamente, no? E non riguarda solo noi. Allora, io vorrei dire una cosa, che Andrea ha una scrittura molto letteraria e che quindi forse questa scrittura, dovremmo dare un saggio secondo me di questa scrittura, che dici? Quindi io proporrei di leggere qualcosa, se vi va bene? Bisogna dire una cosa, ci sono sostanzialmente due voci narranti, che è quella di Augusto e quella di sua moglie Graziella. E quindi è come se la scrittura, da bravo scrittore, si scinde e diventa, diciamo, polifonica. E quindi cercheremo di rendere, attraverso due passi, questa polifonia. Grazie. Tu fai Augusto. Che pagina? Pagina 163. Okay. Ci vuoi suggerire tu qualcosa? No. Graziella, e poi faccio questa un'altra pagina, però non è legata, perché questa è solo Graziella. Parto io? Sì. Allora. Ok, aspetta, ecco qua, ecco, avevo messo una X che ora ritrovo. Grazie Augusto, grazie perché oggi so che il nostro è un legame forte, nonostante tutto, che questa assenza di libertà lo ha reso ancora più saldo, senza falsa bontà, senza che tra noi le cose si trovino a non poter più essere dette, buone o cattive che fossero, neppure una, anche se non mi senti Augusto, anche se non sei più capace di sentirmi. Spero fortemente che domani ti possano chiamare, che sia venuto alla fine anche il tuo momento e che ti vogliano ascoltare.
Non sono certa che sia un bene, anche se sono riuscita a farmene un'idea precisa. Capisco la tua urgenza interiore, il tuo innato senso di dignità e ciò che questo ti spingerebbe a fare. Capisco che tu voglia che qualcuno cominci a prendere nota di quanto Augusto C., ingegnere, direttore di fabbrica, profondo conoscitore dell'acciaio, abbia in animo di dire e di far mettere nero su bianco. Capisco che vorresti che le cose scritte corrispondessero al vero e lo riuscissero a fare, certo più di quanto non stiano facendo da mesi le cose dette, riferite ed erroneamente trasferite. Forse ancor di più di te avrei desiderio di una giustizia giusta, ma di questo non parliamo da tanto. Di certo è fin meglio così. Graziella. Adesso leggerò Augusto. E per togliere Andrea dalla difficoltà di parlare gli aspetti giuridici, lascerò parlare il libro, che parla rispetto a quello che abbiamo detto da solo. Graziella aveva deciso di regalare un gatto rame ad Augusto, probabilmente per lenire la sua solitudine. Augusto parla e dice questo: Graziella ha deciso che ora potesse essermi utile una compagnia discreta, anzi che mi fosse addirittura necessaria, e non perché non abbia nulla da fare. Al contrario, Graziella sa come le mie giornate siano zeppe di cose da studiare, pagine e pagine di documenti del tribunale, carte da sistemare, pensieri da organizzare in modo strutturato, affinché assumano un filo conduttore e mi aiutino ad impostare la mia difesa, a far comprendere la verità delle cose. Un giorno nella vita di prima, quando ancora non immaginavo neppure quanto piccola potesse essere la mia casa, avevo letto una cosa che mi aveva molto colpito, l'avevo trovata in un libro di una brava scrittrice piena di parole che la gente facilmente capisce, e con immagini e storie scovate nella sua bella Sicilia, diceva così: parola più, parola meno. Il fatto di essere un giudice non ti salva l'anima. Forse sei uomo di giustizia, ma da qui ad essere giusto ce ne passa. Avrei voluto dirla io questa cosa, magari pure nello stesso modo, ma io non ho fantasia e il mio pensiero sarebbe stato più povero, spigoloso e sarebbe suonato offensivo quasi, senza desiderio alcuno che lo fosse. Però ciò spiega almeno in parte perché la difesa deve partire da me, perché nessuno sa quanto me della vita della fabbrica, nessuno conosce quanto me l'acciaio e il mondo che gli gira intorno, nessuno conosce quanto me Cesare, Alessandro, Paolo e centinaia di altri, Nicola e di altri Gregorio e molti, moltissimi degli uomini che nella fabbrica hanno lavorato ogni giorno per anni, taluni addirittura per la loro vita intera. Di questo sono piene le mie giornate e del desiderio di spiegare, di dare informazioni messe nel giusto ordine e con il giusto peso. E ora è arrivata Rame. Posso chiedere una cosa? Perché abbiamo parlato di un romanzo di Augusto, abbiamo citato Graziella, quindi un romanzo di lui ma anche di lei, una storia d'amore, un matrimonio duraturo, lungo, e il disegno di una figura femminile, quella di Graziella, molto forte, che probabilmente a differenza di Augusto non si lascia prendere dallo sconforto, nonostante le occasioni e le descrizioni in cui questo potesse accadere sono molte, perché Augusto naturalmente ha dei momenti forti di disagio, dei momenti forti anche quasi di follia, se la vogliamo definire così. Graziella non si scompone, l'hai disegnata come una figura femminile molto forte. Come hai fatto? Come l'hai pensata? Perché l'hai pensata così? Beh, guarda, partiamo dalla copertina. Quando i grafici di Mondadori hanno disegnato questa copertina, io l'ho trovata geniale, perché la figura di Graziella non è altro se non la cravatta all'interno della giacca di Augusto, e dal mio punto di vista non è possibile pensare diversamente le due persone, perché la figura di Graziella mi ha permesso di capire la figura di Augusto, e dall'altro punto di vista, vicendevolmente, Augusto mi ha permesso di incontrare una figura femminile così forte come quella di Graziella. Graziella è una figura molto forte, è una figura molto donna. In questo, se posso dire, sono stato un po' forse meridionalista. Se io penso alla figura di mia madre, è una figura totalmente altra, molto forte, ma non ha nulla a che fare con la figura di Graziella, perché Graziella è profonda conoscitrice di questa zona e profondamente mamma del sud, e con un'accezione di assoluto affetto e di assoluta positività.
Come si fa a descrivere una figura femminile dal punto di vista di una persona, qui adesso dirò una cosa, da uno scrittore che è un uomo, forse per sottrazione, nel senso che tutto ciò che di lui non potevo dire è stato detto da lei, e questo mi ha molto aiutato a descrivere una figura assolutamente solida, assolutamente non statuaria, perché Graziella è tutt'altro che nell'intera narrazione una figura scostante o lontana dai temi della quotidianità. Non sono così convinto che Graziella lo assolva o lo giudichi. Probabilmente Graziella in questi suoi dialoghi e in queste sue parti narrate racconta di una vita molto complessa con un uomo che in casa non c'era, e c'era per dei motivi importanti, decidere che cosa avrebbero fatto i figli nel loro percorso formativo, ma di certo non c'era per la quotidianità delle cose banali, anche del sesso dei ragazzi giovani, piuttosto che l'uomo non c'era, c'era Graziella, e forse per questo Graziella è una donna forte. Quando ho scritto la parte di romanzo che tu hai letto, il brano è tratto da un romanzo meraviglioso di Giuseppina Torregrossa, che è Il Conto delle Minne, che se non avete letto vi invito a leggere, è meraviglioso. E lei è una donna molto forte, la famiglia matriarcale di Giuseppina era una donna fortissima. Quando io ho pensato a Graziella mi è sembrato che in un modo o nell'altro potesse essere un personaggio alla Giuseppina Torregrossa, quello che avevo in animo di descrivere, e proprio per questo forse è venuto un personaggio tracciato così. Se dovessi fare un paragone, come mi è stato chiesto talvolta di fare paragoni di tipo artistico ma legato al mondo della pittura, la figura di Graziella è un po' una figura alla Van Gogh maniera, cioè con quei tratti molto forti e un profilo nero ben specifico. Ecco, questo è lei. Paradossalmente è molto più sfumato la figura di Augusto da questo punto di vista, cioè vedo un profilo nero molto meno marcato, e lei lo aiuta a demarcarsi molto di più. Allora, la letteratura, io dico sempre, dice delle verità che le carte giudiziarie non dicono, dice della verità che la storia non ci racconta. Per questo la letteratura è un formidabile strumento di conoscenza dell'animo umano, e per questo forse noi da sempre ci raccontiamo storie e abbiamo bisogno di narrare e ascoltare storie, perché attraverso le storie che vengono narrate e che narriamo noi impariamo a vivere e trasmettiamo anche ai nostri figli la capacità di comprendere il mondo, di leggere, di trovare degli strumenti di comprensione in questo universo così complesso di cose e relazioni umane. Ora la mia domanda è: tu che sei il fattore, tu che sei l'autore, tu che sei l'artefice, il demiurgo di questo libro, qual è la verità umana di quest'uomo? E se allo stesso tempo, come Dio, tu fossi giudice, umanamente, come lo giudicheresti? Questa è una domandona. Aiuto, è una domandona. Da demiurgo del romanzo lo giudico, o meglio, da demiurgo del romanzo non lo giudico. Tanto che, ti svelo questo, il romanzo avrebbe avuto una postilla che avrebbe descritto a distanza di circa un anno come le cose fossero andate a distanza di circa un anno, ma abbiamo preferito togliere questa postilla perché le cose di giustizia del poi non forse erano troppo grandi per me, per le mie carte, cioè non erano proprio nelle mie carte. Io non so giocare a burraco, ci vuole probabilmente una grande conoscenza per giocare a burraco piuttosto che ad altri giochi molto complessi. Ecco, io sono un po' più da scala 40, e forse per questo motivo avevo pensato che interrompere nel momento in cui la drammaticità della storia era arrivata al suo acme potesse essere un buon modo per. Questo da demiurgo del romanzo. Da
Ecco, ti dico, da medico andrologo, se da me dovesse venire una persona che ha una condizione di questo genere, non già legata al mondo della giustizia, ma che è tra coloro che sono sospesi e che in un modo o nell'altro avrebbe avuto desiderio per tanto tempo di narrare, avrei da giudice medico avrei chiesto che mi narrasse tutto e forse l'avrei interpellato un pochino prima. Io non sono capace di dirlo né colpevole né innocente, proprio non ho la capacità, non perché non voglia, ma perché non ho probabilmente gli strumenti corretti per poterlo fare. Da uomo lo assolvo perché trovo che una condizione di attesa, che permettimi di dirlo, è molto facile che succeda qua in Italia, è molto più difficile che succeda in altri contesti, credo che non sia corretta. Sì, sempre a proposito, io credo che il romanzo probabilmente sia la forma migliore per parlare di un argomento che, come abbiamo detto prima, l'opinione pubblica probabilmente mastica solo ed esclusivamente o per la gran parte in una certa maniera, quindi probabilmente lo strumento del romanzo ci aiuterà, nonostante non sia un romanzo che parli prettamente di quello, ma sicuramente la lettura di questo romanzo sarà, aprirà la mente a una valutazione poi di insieme di tutto quello che è stato, di quello che è successo, probabilmente quantomeno più ampia, più, come dire, poliedrica, cioè riuscirà a farci percepire la tragicità, la drammaticità dell'Ilva sotto molteplici aspetti, e questo secondo me è un grande pregio di questo romanzo, perché riesce a darci una prospettiva e a fornirci una visuale che forse diversamente non avremmo potuto avere, la prospettiva umana, quella di Augusto. Ovviamente la domanda di Luciana potranno soddisfarla tutti coloro che sono venuti leggendolo, no? Si faranno un'idea dell'innocenza, della colpevolezza di Augusto. Posso dire una cosa? Sì. Siamo abituati molto a giudicare e a esprimere giudizi con grande frettolosità, e i social network sono diventati una gogna pubblica nella quale le persone vengono massacrate, nelle quali le persone veramente vengono trattate molto male. E le notizie, quando compaiono sui social network, compaiono come dei titoli, no? E noi non andiamo neanche ad aprire e a capire di che cosa realmente stiamo parlando. Forse il romanzo, tornare a leggere, purtroppo l'Italia nell'ultimo anno almeno ha perso 800.000 lettori, anche come conseguenza di una grave crisi economica, anche perché i libri sono forse meno importanti, perché siamo troppo presi da mille cose assolutamente fatue, stupide. Forse tornare a leggere i romanzi, la letteratura, ci può tornare a far aprire gli occhi, a guardare la vita nella sua complessità e forse a non massacrare le persone, ad avere anche compassione, pietà, che sono e delle cose molto importanti nella vita. Ce ne accorgiamo quando invece siamo giudicati e ci aspetteremmo che qualcuno ci comprendesse. Quindi il mio invito è a leggere questo libro e a leggere appassionatamente, perché ci aiuta a vivere, e basta. Grazie. Non mi resta che ringraziare Andrea e soprattutto Luciana, che ha fatto di tutto sotto ovviamente mia minaccia per essere qui. Sto scherzando. Per essere qui stasera, quindi ti ringrazio. Il garbo funziona molto di più delle pretese. L'ho avuto perché grazie. Sei garbato. Grazie. Grazie. Volevo ricordare un'ultima cosa, anzi lo farà Beppe, o l'abbiamo già detto. Sì, i proventi del libro di questa sera saranno utilizzati per l'acquisto da parte della Fondazione Tiziana Semerano di una macchina che sarà molto importante per l'attività che svolge la Fondazione del sostegno ai malati di tumore, e servirà per aiutare chi si sottopone alla terapia della chemio a non perdere i capelli, quindi anche questo un nobile scopo di questa bellissima serata in compagnia di Andrea. Vi ringrazio ancora tutti per essere stati qui, gentilissimi.
Grazie a tutti, grazie ad Andrea. C'è Chiara della Fondazione che deve dare un piccolo pensierino a Luciana e ad Andrea. Ecco. Nel frattempo vi ricordo che dopodomani, il 30 agosto, qui, stessa ora, stesso luogo, Francesco Giorgino, giornalismo e società. Quindi chi rimane qui allo Stuni, piuttosto che gli ostunesi, che non hanno di meglio da fare, mercoledì sera ci siamo di nuovo qui, dialogherà Rossella Calabrese del Sole 24 Ore. Chiara, Luciana, ecco qui.